Entriamo adesso in un mondo giocoso, divertente, in cui ogni donna ha la possibilità di creare il proprio gioiello abbinandolo, associandolo a qualunque cosa si trovi poi di fronte, purché sia del brand Maman & Sophie. Siamo con Elisabetta, designer e fondatrice di questo brand divertentissimo che sta davvero spopolando. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno, scusatemi, sono un po' stanca, ma veramente abbiamo avuto tanto lavoro anche per il nuovo campionario. Che dire, è un'avventura meravigliosa perché è una storia un po' da film. Io sono un avvocato e 9 anni fa, quando è nata la mia bambina, avevo la necessità di mettermi addosso una cosa diversa che non trovavo in giro, che dicesse che ero mamma, che ero felice, mi volevo un cielo di stelle, mi volevo mettere addosso. E feci questa prima collana con le stelline. Tra l'altro tutto disegnato da me perché venni a Vicenza e non trovavo niente, volevo fare l'oro 9, rosa, non trovavo nulla, quindi mi disegnai tutto. Feci in argento perché era un pochino più facile e galvanizzai rosa. In quei tempi non c'era niente di tutto questo mondo di lastre e così, e quindi è stato subito un bel riscontro perché un negozio di Firenze importantissimo si è innamorato di questa collana. Poi feci subito dopo una con le lettere con scritto il nome della mia bambina e tutta Firenze si innamorò subito. Per me era un gioco, ma mi è subito scappato di mano. Per cui da questo negozio hanno cominciato a cercarmi tutti i negozi di abbigliamento di altissimo livello. Sono partita con questi 5, 6, poi 7, poi 9, poi 10. E nel 2013 mio marito ha lasciato l'azienda di famiglia perché mi ha visto un attimo Oberata di cosa da fare. operata, ha detto forse qui c'è bisogno di aiuto e adesso stiamo crescendo insieme, quindi è una cosa molto bella perché sì, abbiamo anche litigato un po' all'inizio, però adesso abbiamo trovato ognuno il suo ruolo. Io sono la creativa, quella che sogna e quindi probabilmente un po' traspare dalle mie cose perché ogni cosa ha un significato abbastanza profondo, a volte mi dicono quasi troppo perché la mia vita è stata molto bella, però è stata segnata da un grande dolore, per cui c'è questa vena di ricerca, di capire come funziona il mondo e lo voglio un po' trasmettere, quindi è un'energia buona che io voglio trasmettere ai miei clienti, alle persone che si appassionano e devo dire questo è bello. Di solito quando ci conoscono in tanti si appassionano e poi non ci lasciano più perché Quella che c'è voi questo amore. presentate è una collezione davvero infinita che si arricchisce ogni anno di nuovi pezzi, di nuovi disegni, di nuovi materiali anche. Ad esempio, qui in Fiera Vicenza Oro state presentando l'oro. L'oro, sì, l'oro 9, che io ho interpretato come il resto della mia collezione, cioè mixando l'oro con l'argento, con il diamante, perché io amo il diamante, quindi non uso zirconi, non uso perché per me la pietra è il diamante, per cui fino ad ora ho usato tutte pietre rigorosamente naturali, mai un vetro, mai niente di artificiale. Adesso nell'oro ho inserito il diamante o puro proprio, quindi un punto di luce che secondo me è molto raffinato, oppure magari inserito in un oggetto d'argento, però con la vecchia incassatura che fanno a Firenze a stella. Cioè io cerco sempre di avere una parte originale, diciamo, di artigianalità che contraddistingue, poi si vede insomma che non è una lastra industriale, sono partita con le lastre perché non sapendo niente di niente, di tutto il resto, ma adesso sto esplorando tutto. Quando, ogni giorno scopro una tecnica nuova, dico wow, posso fare di tutto e non dormo la notte, mi segno tutto quello. Infatti mio marito dice, ma datti pace Elisabetta. Comunque, e quindi per dire abbiamo fatto questa linea in oro dove ci sono i brillanti montati sull'argento, ma la catenina in oro 9, oppure il rosso dello smalto sull'argento, non so ora se riuscite a vederli. E con questi poi, insieme a questa piccola collezione che si abbina bene con tutto il resto, abbiamo presentato delle cose più pop, diciamo, un po' fumetto, ma insieme anche la mia collezione che io adoro, che è Ora, io l'ho chiamata Ora perché io dico Ora. Non domani, facciamolo ora. E quindi c'è tutto l'argento brunito insieme alla lastra rosa che comunque c'è sempre,
insieme alla pietra naturale, insieme al fumetto. C'è questo personaggio buffo, non so se lo volete riprendere, là, che ho chiamato George, ho fatto questi occhi e questa bocca che mi fanno sorridere quando li guardo, per cui dico magari portano fortuna a chi li indossa. E con lui quindi poi ho fatto gli occhiali, il fumetto I love you, tutto questo mondo un po' pop che si abbina però molto bene all'argento brunito e lo alleggerisce, lo rende, insomma... Un mondo fatto di gioco, di tanto sentimento e di tanto cuore. Sì, sì, sì. Poi io sono un'estesa, per cui deve essere tutto perfetto. Grazie.